Coming to America, conosciuto in Italia come Il principe cerca moglie, è un film del 1988 diretto da John Landis. Vi si racconta la storia di Hakim, principe di Zamunda, interpretato da Eddie Murphy, che in compagnia del fido Sammy, interpretato da Arsenio Hall, va negli Stati Uniti per provare a vivere davvero americano. E una delle prime azioni davvero americano che compie Hakim è quella di tagliarsi i capelli nel negozio di barbiere Mighty Sharp di Clarence Morris Sweets, accompagnati dall'avventore ebreo Saul, che nella versione italiana diventa un italo-americano di origine sicula. Questi personaggi, ugualmente tutti interpretati da Murphy e Hall, discutono su chi sia il più grande pugile mai esistito pound for pound, ovvero a prescindere dalla categoria di peso. Chi erano, secondo i personaggi del film, i possibili candidati? E quanto le loro opinioni coincidevano con quelle di giornalisti e critici? Andiamo a scoprirlo insieme! Perché capite? Io amo il Signore. Avete sentito cosa ho detto? Amo il Signore. E se amare il Signore è sbagliato, preferisco sbagliare. Ciao e benvenuti o bentornati a un pop di sport. Come vedete, sono temporaneamente tornato a registrare nel mio vecchio abituale studio e un po' vecchio sarà anche il video di oggi, perché vorrò riproporre un formato già adottato in precedenza, ossia indagare uno sport partendo da un film che è dedicato tutto fuorché a quello stesso sport. Se in precedenza abbiamo scoperto il mondo del baseball grazie a una pallottola spuntata, oggi scopriremo meglio quello della box grazie a... Sarà la vostra principessa. Il principe cerca moglie, che non c'entra niente con la box, direte voi, ma provate a dirglielo ai barbieri che si vedono nelle prime scene del film, quando il personaggio di Hakim, ovvero Eddie Murphy, e quello di Sammy, ovvero di Arsenio Hall, vanno a tagliarsi i capelli come dei veri americani in un negozio pieno di personaggi strampalati interpretati sempre dai due stessi attori. Infatti il barbiere e gli avventori stanno discutendo proprio di pugilato e vediamo come inizia il loro discorso. E affermo che Sugar Ray Robinson è il più grande pugile mai esistito. Ecco qui già c'è una piccola differenza, perché nell'originale si fa riferimento proprio al più grande pugile pound for pound. Ascoltate un attimo la versione originale, anche se è brevissima. Pound for pound, Sugar Ray Robinson, the greatest fighter ever lived. E infatti si dice che Sugar Ray Robinson è proprio il miglior pugile di tutti i tempi, pound for pound. Un concetto che non è stato tradotto in italiano, che nella nostra lingua non è molto familiare ed è conosciuto più che altro dagli appassionati di box e dagli altri sport di combattimento, ma che vuole indicare il migliore a prescindere dalle categorie di peso. E questo concetto fu formulato proprio negli anni 40 in relazione a Sugar Ray Robinson, la leggenda dei pesi welter e dei pesi medi. Dei giornalisti esperti di box si chiedevano dove si potesse collocare tra i grandissimi della box Sugar Ray a prescindere dal suo peso, quindi metterlo idealmente in competizione anche con i pesi massimi, con i quali di certo non poteva rivaleggiare per peso, stazza e allungo. E ancora oggi, in maniera se non unanime, comunque piuttosto diffusa da tantissimi, Sugar Ray Robinson è ancora considerato il miglior pugile pound for pound. D'altronde si tratta di una autentica leggenda del mondo del pugilato. Basti pensare che nella carriera di dilettante ha vinto 85 incontri senza perdere, e poi nella sua vita da professionista, a cavallo di due decenni, ha sfidato e vinto tutti i più grandi campioni presenti in due categorie di peso, appunto welter e medi. Chi avrà visto il film D'oro scatenato di Martin Scorsese, che magari non era appassionato di box ma di cinema sì, avrà visto che Jack LaMotta, il protagonista del film interpretato da Robert De Niro, con Sugar Ray ha avuto il suo bel da fare. Ma non c'è solo Sugar Ray Robinson ad essere candidato al titolo di miglior pugile pound for pound della storia, bensì stavolta sì un peso massimo. Ma amico, e allora John Lewis? The Brown Bomber. Kidd, secondo me, era un vero grande pugile. Bravo, più che... Ecco qui abbiamo appunto John Lewis, effettivamente, che era chiamato il bombardiere nero, The Brown Bomber, e oggi, a distanza di tantissimi anni,
e anche per un pubblico italiano che ovviamente non è quello americano, rimane difficile concepire e figurarsi la grandezza di un'autentica leggenda della box e anche di un vero e proprio eroe americano. John Lewis è stato infatti campione dei pesi massimi dal 1937 al 1948, in un periodo attraversato dalla Seconda Guerra Mondiale, e diventò proprio un simbolo americano, anche perché nei due incontri con il pugile tedesco Max Schmeling venne visto l'alfiere del mondo libero contro l'alfiere del regime nazista, e due si scontrarono due volte. La prima volta, abbastanza sorpresa, vinse Schmeling, e poi nella rivincita vinse John Lewis. Lo stesso Schmeling ha raccontato che dopo l'incontro fu trasportato in ambulanza all'ospedale attraversando il quartiere di Harlem, il quartiere nero per eccellenza di New York, e aveva tutto intorno canti e balli della gente che era scesa in strada a festeggiare quello che era stato, ancora prima di Muhammad Ali, un simbolo di emancipazione dei neri d'America, anche se molto probabilmente con meno consapevolezza proprio di Muhammad Ali. Tra l'altro, una cosa che mi fa molto piacere, dopo gli incontri John Lewis e Max Schmeling diventarono amici, lo rimasero fino alla morte di Schmeling, e io sono sempre contento quando gli atleti si riscoprono innanzitutto uomini e vanno al cuore dei loro rapporti, dei loro sentimenti, delle loro emozioni, a prescindere delle strumentalizzazioni che il mondo della politica, dell'economia, di quello che volete voi, vuole farne. Ma insomma, abbiamo parlato di Muhammad Ali, ovviamente ha candidato come miglior pugile pound for pound della storia, c'è anche lui. Mi pare che qui dentro nessuno ha sentito parlare di Cassius Clay. Ha ragione, Cassius Clay era un vero castigo della natura. E io non dico che Clay non era bravo, io dico solo che ho smesso di ammirare Cassius Clay quando ha cambiato nome Muhammad Ali. Che stronzata è! Aspetta un minuto. Un uomo ha il diritto di cambiarsi il nome, come, quando e con qualsiasi nome vuole. E se un uomo decide di farsi chiamare Muhammad Ali, buttanissima miseria, questo è un paese libero. Il suo desiderio va rispettato e quell'uomo va chiamato Muhammad Ali. La mamma l'ha chiamato Clay e io lo chiamo Clay. E fai bene, io dico Clay. Ma che ne capisci? ha ragione, lui sarà sempre Clay per me. Non mi frega niente se ha cambiato nome. Lui è Clay per me, sì, io dico Clay. Beh, allora sei un quacquaraquà, anzi tutti e tre, c'è quacquaraquà. Dovreste correggere la scritta là fuori, ma quale maga della barberia, e c'è quacquaraquà. Ora, qui più che alla classe infinita, alla grandezza di Muhammad Ali, ci si sofferma sulla sua scelta di cambiare nome, operata nel 1964 in mezzo ai due incontri validi per il titolo mondiale contro Sonny Liston. E appunto, proprio perché si parla della scelta non accettata troppo da quasi la totalità degli avventori del negozio del barbiere, va ricordato che anche in un celebre incontro del 6 febbraio del 1967 contro Ernie Terrell, Ali si arrabbiò molto perché alla sua detta il pugile avversario non lo aveva rispettato, non aveva rispettato questa scelta di cambiare nome, riferendosi ancora a lui come Cassius Clay, sia nella conferenza stampa che precedette l'incontro sia durante l'incontro stesso. Però riguardo al rispetto della scelta di Muhammad Ali, vediamo tra la versione originale e quella doppiata in italiano c'è una piccola differenza. Well then you're a putz, the three of you, three putzes. You should change the name outside from Mighty Sharp to the three putzes. I tre fascisti, proprio perché non accettano la scelta di un uomo libero come Muhammad Ali di cambiare nome. Va anche considerato che nella versione originale il film si chiama Coming to America, quindi il focus originario non è sul personaggio di Hakim, del principe interpretato da Eddie Murphy, ma proprio sul sogno americano, che è così desiderabile, tanto che è meglio essere uomo comune ma vivere in America piuttosto che principe ma vivere in un altro stato. Negli anni 80 l'idea del sogno americano era più viva e vegeta che mai. Tu nel cervello devi avere marmellata, è John Lewis il più grande pugile in assoluto. Ecco, vengo da voi fra un minuto. Era più forte di Cassius Clay, era più forte di Sugar Ray, era più forte di... Come si chiama quello giovane? Mike Tyson! Mike, quello è un bulldog, era più forte anche di lui. Gli avrebbe rotto il culo a Tyson, l'avrebbe rotto a tutti. Ma qui si ritorna a parlare di John Lewis finché Sal non fa riferimento
ha un altro peso massimo che questa volta è un bianco. E dove lo mette ciò che mangiano? Ecco, ce ne siamo! Ce ne siamo! Ogni foto da volta che comincia a parlare di pugilato arriva un bianco e se ne esce che Rocky Marciano era il migliore, che non c'è paragone, che era il più forte. E Rocky Marciano di qua, Rocky Marciano di là. Ti dirò una cosa una volta per tutte. Rocky Marciano era un duro, ma in confronto a John Lewis, Rocky Marciano non è un cazzo! Ecco, sarà pure una passione, un idolo dei bianchi, ma Rocky Marciano, al secolo Rocco Marchegiano, è un'autentica leggenda della box, tanto da essersi ritirato campione del mondo e battuto dei pesi massimi. In carriera vanta uno score immacolato di 49 vittorie, di cui 43 per KO, nessun pari e nessuna sconfitta. Ciò che l'ha battuto a John Lewis. Ma è vero, Lewis ha perso con Marciano. Lewis aveva 75 anni quando ha combattuto. Io non so quanti anni avesse, ma so che è andato giù. Già Lewis si è ritirato dal ritiro per combattere con Marciano. All'epoca aveva 76 anni. Lui ha sempre mentito sulla sua età. Era peggio delle donne. Una volta Frank Sinatra è venuto qui, era seduto su questa sedia e gli dico: Frank, tu esci con John Lewis che resti tra noi. Quanti anni ha John Lewis? E sa che mi dice Frank? Mi dice: John Lewis ha 137 anni. Aveva 137 anni. Oh, avanti. Tu non l'hai mai conosciuto, Frank Sinatra. Vaffanculo. Vaffanculo e vaffanculo. A chi tocca? E c'è un match che i due prendono a cuore, che è proprio quello disputatosi nel 1951 tra Rocky Marciano e John Lewis, che effettivamente si era ritirato 2 anni prima e quindi tornando a boxare si è ritirato dal ritiro, e il match è stato appunto vinto da Rocky Marciano. Curiosità: John Lewis aveva 100 anni di meno, 37 anni quando ha combattuto contro Marciano, ma è anche vero che era amico di Frank Sinatra, che diversi anni dopo avrebbe pagato per Lewis i 2 interventi al cuore a cui era stato costretto a sottoporsi. Più forte di... come si chiama quello giovane? Mike, quello è un bulldog, era più forte anche di lui, gli avrebbe rotto il culo a Tyson, l'avrebbe rotto a tutti! Qui vediamo, era ancora presto, ma un altro possibile futuribile candidato magari al titolo di campione di pugile pound for pound più forte di tutti i tempi è Mike Tyson, anche se il discorso dall'inizio era un po' degenerato. Consideriamo che il film è del 1988, il 1988 possiamo definirlo l'anno d'oro di Mike Tyson, che era diventato campione del mondo dei pesi massimi nel 1986 e quell'anno aveva riunificato la cintura di campione del mondo dei pesi massimi. Insomma, avrebbe un po' sprecato 2 anni dopo, nella clamorosa sconfitta con James Buster Douglas, la sua opportunità di diventare forse il più grande, ma questa all'epoca i sceneggiatori Sheffield e Blaustein non potevano ancora saperlo. Quindi ecco qua, non so se siete amanti del pugilato, se avete anche di questo sport un'idea diacronica, se ne conoscete la storia, magari scrivetemi qua sotto chi è secondo voi il miglior pugile pound for pound. Io comunque per oggi vi fermo qui. Se vi è piaciuto questo video, regalategli un like, condividetelo, iscrivetevi al canale, premete la campanella che vi avviserà di tutti i prossimi video. E ci vediamo presto su Pop di Sport.